C'è una grande attenzione da parte del Ministro su questo ed è molto importante perché tra associazioni, cittadini, il mondo della Chiesa, comitati, istituzioni, deve nascere questa alleanza molto forte per dare una mano alla forza dell'ordine, e l'invio dell'esercito in questo può essere significativo, alle forze dell'ordine per tamponare immediatamente e contrastare il fenomeno. Nell'immediato la soluzione è quella poi di avviare senza nessun tipo di indugio le bonifiche. Ormai la mappatura c'è, il dato è conosciuto da tempo. Ricordo quando scrivemmo il rapporto Ecomafia di Legambiente 2003, inventammo la parola terra dei fuochi, già da allora si registra un ritardo nell'introduzione nel codice penale del delitto ambientale. Queste cose servono. La soluzione dunque è sinergia istituzionale, fare rete, mettere le informazioni a disposizione dei tecnici che poi devono fare le bonifiche sotto stretto controllo pubblico, avviare uno screening sulla popolazione e restituire serenità all'agricoltura, al consumatore e fare quel patto che possa servire a risanare le terre.